Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Il recente annuncio di Miitopia per Switch ha aperto uno scenario molto interessante. Se da una parte infatti la libreria Wii U è stata sfruttata fino all'osso, ad eccezione di pochissimi titoli, la console portatile potrebbe diventare la nuova fonte di porting su Switch. Pensateci bene, una lineup ricca di capolavori, tantissimi brand di richiamo, ma soprattutto dei titoli già pensati per essere fruiti in portatile. Lo scenario ideale per Nintendo e le sue recenti politiche. Quindi oggi andremo a vedere quali altri giochi potrebbero fare il salto da 3DS a Switch. E penso ci siano parecchi titoli che potrebbero fare la felicità di molti. Vi aspetto ovviamente nei commenti per sapere quali sono i giochi 3DS che vorreste vedere risplendere sugli libri da Nintendo. E prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale come meglio credete, lasciando un like, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Poi, se proprio vi sentite dei real poracci, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i miei mini in HD. Cioè, non lo so, fate voi. Partiamo subito col toglierci di mezzo i nomi più ovvi, nella speranza che Nintendo non si sia dimenticata dell'anniversario di The Legend of Zelda e che stia aspettando il momento giusto per annunciare qualcosa per Nintendo Switch. Un porting di Ocarina of Time e Majora's Mask rappresenterebbe il modo ideale per dare il via ai festeggiamenti. Se Nintendo non si è fatta scrupoli a portare Super Mario 64 all'interno della 3D All Stars nella sua versione originale, allora i remake apparsi su 3DS di Ocarina of Time e Majora's Mask possono tranquillamente tornare sulla console ibrida. Si tratta di due rifacimenti fatti con cura, che seppero modernizzare egregiamente due titoli leggendari, di certo non invecchiati nel migliore dei modi. Certo, qualcuno potrebbe avere da ridire sulla qualità delle modifiche apportate a Majora's Mask, ma credo che si tratti comunque di una versione preferibile per chi si approccia al gioco per la prima volta. Ad occuparsi di questi rifacimenti ci pensò proprio Grezzo, il team che tra le tante cose si sta occupando del porting di Miitopia, quindi capiterebbero proprio a pennello per riportare in grande spolvero questi due Zelda 3D. Poi magari si potrebbe fare un'unica collection, che ne so, con l'aggiunta della Four Sword Anniversary Edition o di Triforce Heroes, e diventerebbe automaticamente un instant buy, anche se non prendiamoci in giro, li compreremmo tranquillamente anche se venduti separatamente. E visto che stiamo parlando di grezzo, perché non ipotizzare anche il ritorno di Ever Oasis? In pochi conoscono questo JRPG che di sicuro meriterebbe una seconda chance su Switch. La più grande colpa di Ever Oasis è stata quella di essere uscito a giugno 2017, quando ormai gli occhi erano tutti puntati sulla nuova arrivata in casa Nintendo. Di conseguenza in pochi si sono accorti di questo particolare ibrido tra un dungeon crawler e un gestionale, dove il compito principale del giocatore sarà quello di costruire un'oasi in mezzo al deserto utilizzando materiali da recuperare completando missioni all'interno di dungeon. Ispirato palesemente alla saga di Mana, che adoro, Ever Oasis è una di quelle hidden gem che merita di essere riscoperta, e il passaggio su Switch potrebbe finalmente rendergli giustizia. Facciamo un passo indietro e torniamo a parlare di Zelda, perché vi ricordo che il 3DS ha ospitato anche uno dei capitoli 2D più ispirati di sempre, ovvero A Link Between Worlds. Sarà che in questo periodo mi sto rigiocando A Link to the Past, ma oggi più che mai sono convinto che A Link Between Worlds sia praticamente il massimo esponente dell'action adventure con visuale dall'alto. A metà strada tra un remake e un seguito spirituale, il gioco è una sorta di rivisitazione della Hyrule apparsa su Super Nintendo, e sebbene non abbia la stessa carica rivoluzionaria del titolo uscito nel 1991, non sfigura affatto di fronte al suo predecessore. Link's Awakening ha dimostrato quanto la formula di Zelda si sposi bene con la portabilità di Switch, e A Link Between Worlds è un titolo che non avrebbe bisogno di pesanti aggiustamenti per arrivare sulla console ibrida. Perdere la comodità del secondo schermo significherebbe rinunciare alla mappa sempre presente e all'accesso rapido al menu, un piccolo prezzo da pagare per poter rivivere uno dei migliori episodi della serie. A proposito di icone Nintendo e di compleanni, a questo punto perché non dare spazio anche a Kirby? Secondo me, Planet Robobot potrebbe essere un titolo perfetto su Switch. La mascotte rosa infatti sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e Nintendo in passato non si è fatta problemi nel rimbalzare i capitoli della serie principale tra console fissa e portatile. La scelta ricade tra Triple Deluxe e Planet Robobot. Voi che dite? Io
Voto per Planet Robobot, l'unico capitolo che ho giocato tra i due, di cui conservo tra l'altro un bellissimo ricordo. Il gioco è una diretta evoluzione di Treble Deluxe e presenta il tipico platforming di Kirby, a cui si aggiunge la possibilità di sfruttare vari livelli di profondità negli stage e anche quella di controllare dei mecha per distruggere ostacoli e nemici giganteschi. Anche in questo caso sarebbe bellissimo ricevere una sorta di collection, ma si sa, Nintendo di questi tempi non è di certo di manica larga. Basta, sono lanciatissimo sulle collection e a questo punto pretendo che sia fatta giustizia per la serie di Mario e Luigi. Dopo la bancarotta di Alpha Dream, il brand è finito nel dimenticatoio. Ma questa potrebbe essere l'occasione perfetta per rivitalizzarlo e col minimo sforzo. Infatti, nel tentativo di salvarsi dal fallimento, Alpha Dream aveva pubblicato due remake di ottima fattura: Mario e Luigi, Superstar Saga e Viaggio al centro di Bowser, ovvero il primo titolo della saga e uno dei capitoli più ispirati. Senza andare a scomodare Dream Team Bros o il non riuscitissimo Paper Jam, anche una collection di questi soli due titoli sarebbe perfetta. Includono infatti già dei contenuti aggiuntivi pensati per legittimare le operazioni di remake, e una bella collection potrebbe essere il canto del cigno di una serie che non meritava una fine del genere. Soprattutto, ora che Paper Mario è ufficialmente uscito dai ranghi del JRPG, c'è bisogno di un revival in salsa rollistico del genere. E se di JRPG dobbiamo parlare, beh, allora Nintendo farebbe meglio a rovistare nel cassetto del 3DS, perché la console portatile ospitava parecchi episodi dei brand che oggi vanno per la maggiore. Il gioco di ruolo giapponese è stato rappresentato degnamente su 3DS. Se oggi tutto il mondo parla di Persona e Shin Megami Tensei è pronta a ritornare con il terzo e il quinto capitolo su Switch, perché non rispolverare anche il quarto capitolo e il suo seguito Apocalypse, o magari lo spin-off di Persona, Persona Q? In fondo abbiamo Strikers senza Persona 5. Anche questo crossover potrebbe trovare il suo spazio, senza dimenticarci poi tutti i Dragon Quest apparsi su 3DS, divenuti molto ambiti tra i collezionisti. Le ottime vendite di Dragon Quest 11 potrebbero essere accompagnate da altri episodi storici della serie, e visto come si sta comportando Square Enix nell'ultimo periodo, per me potrebbe trattarsi di uno scenario non così impossibile. Ci sono ancora tantissimi titoli da prendere in considerazione, ma per chiudere vorrei citare uno dei ritorni più ambiti, quello di Metroid, anzi, quello di Samus. Va bene l'hype intorno al Prime, ma non dimentichiamoci che la serie di Metroid affonda pesantemente le sue radici nell'esplorazione in due dimensioni, avendo dato lei stessa i natali al genere dei Metroidvania. Per questo, nell'attesa di sapere qualcosa di più di Prime 4 o di vedere la benedettissima trilogy, perché non placare la sete dei fan con un capitolo vecchio stile? Il remake di Mercury Steam, un po' come accaduto per Link's Awakening, prendeva un capolavoro del Game Boy, Metroid 2 Return of Samus, e lo attualizzava agli standard odierni, migliorandone la grafica, espandendone la mappa e dinamicizzando tutto il gameplay. Il risultato è Samus Returns, un piccolo capolavoro portatile, un Metroid in un certo senso atipico per quanto incentrato sul combattimento, ma allo stesso tempo estremamente classico, difficile e coinvolgente. Quindi ti prego, Nintendo, fa qualcosa per Metroid, anche un semplice porting da 3DS sarebbe una notizia bellissima per tutti i fan. Bene, poracci, questi erano solo alcuni dei giochi 3DS che secondo me starebbero benissimo su Switch. Ci sono altri titoli che vorreste vedere assolutamente sulla console ibrida? Come al solito vi aspetto nei commenti, io intanto vi do appuntamento al prossimo video. Il like lo avete già messo, iscritti siete iscritti, di sicuro mi seguite anche sui social e il caffè me l'avrete già offerto, dai! Quindi alla prossima! Io sono il Poro 3DS, Michele Switch, ciao!